Allora, il secondo percorso teatrale, invece, formato dai bambini dai 10 ai 13 anni, ha voluto lanciare un messaggio di speranza valido per tutti noi. Anche in questo caso è un'opera realizzata da loro. Un applauso. Sembra che non era te, io sarei...
facciamo una cosa. Mando io ancora una volta a parlare con Babbo Natale. Voi non vi preoccupate, si troverà una soluzione. Va bene, ci fidiamo di te. Torniamo nella stanza a giocare, a mettere a posto. Ma io voglio prendere la tua mano. Devo fare qualcosa. Fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale si può fare di più. Si può fare di più per noi, a Natale puoi, a Natale puoi. Applauso. Sempre questo sketch era stato, come vi ho detto prima, inventato dagli stessi ragazzi che hanno voluto dare questo messaggio di speranza e che impegnandosi tutti insieme si possono raggiungere grandi risultati e soddisfare i bisogni di tutti quanti. Ancora un applauso a questi ragazzi. Ora
noi continuiamo questa serata, prima di fare i nostri 5 minuti di pausa, volevo ringraziare le altre persone, tutte le persone che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa 19ª edizione e ricordiamo anche gli altri sponsor, la Diangas, la fiorista Anna e la cooperativa Orsa Minore, la parrocchia di San Pietro. Un applauso. Naturalmente ringrazio veramente con cuore tutti i genitori che ci affidano i ragazzi in questi percorsi teatrali e credono nella nostra associazione, che ce li portano, e spero per loro che sia stato bello vedere qui l'esibizione da loro stessa inventata. Ora vorrei che salisse qui con me sul palco il sindaco Francesco Cavallone, che da tanti anni accompagna questa manifestazione, anche se non nei panni di sindaco. Questo è il primo anno nei panni di sindaco. Prego. A te, Francesco. La prima cosa, buonasera e benvenuti a tutti. Siamo alla 19ª edizione della rassegna Teatro in Sala. Se noi siamo arrivati qui per 19 anni, sicuramente il merito è dell'associazione, e di questo ringrazio a nome della collettività te, Giose, il presidente Franco Freda e tutti i ragazzi che si sono susseguiti nel corso degli anni all'interno di questa associazione. Grazie anche a voi e alle altre associazioni presenti sul territorio, sono usciti dei talenti che hanno varcato le mura del nostro comune, della provincia, sono diventati degli protagonisti a livello nazionale, ognuno nei propri campi. Avremo Barone, c'è Andrea Di Maria, ma ce ne sono stati tanti altri che effettivamente hanno portato il nome di Sala Consilina. E per questo noi è un motivo di grandissimo vanto. Ringrazio anche, come ha detto Giose, il pubblico e i genitori che accompagnano i loro figli in queste manifestazioni, perché senza nulla voler togliere agli altri spettacoli che si susseguiranno nel corso della serata e che ci sono stati anche nel corso di tutta la manifestazione e che ci sono stati anche negli anni scorsi, credo che forse la serata più bella sia questa, perché vedere tanti bambini che calcano il palco è molto importante, è bello vedersi cimentarsi, perché anche per loro è un'esperienza nuova che sicuramente non sarà nemmeno semplicissima, perché recitare davanti a tante persone sicuramente porterà un po' di emozione, ma loro nella loro genuinità, sincerità e schiettezza sono sempre bravissimi. Su queste basi certamente un'amministrazione comunale attenta non poteva distogliere l'attenzione nel dare quello che era il suo contributo a questo tipo di manifestazione. Tanto è vero che nel corso degli anni, pur essendosi succedute varie amministrazioni in una continuità amministrativa, hanno sempre appoggiato in maniera forte questa iniziativa. Io mi rendo conto che, come l'associazione affronta un momento molto difficile anche da un punto di vista economico, prima lo affrontavano forse solo da un punto di vista di impegno personale e di tempo per dedicarsi all'associazione, adesso vi è stata anche l'aggravante della problematica economica, che anche per l'ente non è di minore importanza. Però noi ci crediamo, ed anche se dobbiamo fare un sacrificio di tasca nostra, gli amministratori non si sono tirati indietro e hanno caldeggiato e sponsorizzato questa manifestazione anche quest'anno. Noi ci auguriamo che l'anno prossimo, Gelsi ha detto forse, potremmo anche levare il forse, perché credo che i lavori dell'erigendo teatro debbano completarsi entro il 31 dicembre del 2015. Quindi noi ci auguriamo forse di inaugurare proprio il futuro teatro a Sala Consilina con la 20ª edizione
di teatro in sala a cura dei ragazzi di San Rocco. Sarebbe veramente un bel evento e un orgoglio per tutta Sala Consilina. Gelsi prima ha fatto dei riferimenti che io voglio integrare. Ha salutato e ringraziato chi mi ha preceduto e chi mi ha accompagnato in questa attività, inizio di attività politica, Gaetano Ferrari. È bene che ognuno abbia i suoi meriti e tutti lo sappiano. Quando si è dovuto scegliere il progetto da cantierare nel decreto di accelerazione della spesa, il fautore principale è stato Gaetano Ferrari. Quindi è bene che questo si sappia. Quindi se noi avremo un teatro a breve termine a Sala Consilina è grazie soprattutto a lui, perché noi abbiamo questa storia del teatro, ha avuto una lunga vicissitudine, è iniziata poi per problematiche di carattere economico, perché non c'erano ulteriori fondi per il completamento, ha avuto una fase di stallo, ma adesso credo siamo arrivati alla dirittura di arrivo. E voglio ringraziare anche chi mi ha preceduto nel mio compito di assessore allo spettacolo, perché sono stato nella legislatura dal 2004 al 2009 assessore allo spettacolo, Bruno Vucca, che mi ha ceduto il testimone 10 anni fa e poi mi ha sostituito dal 2009 al 2014 perché è stato il delegato agli spettacoli. E loro dopo tanti anni entrambi sono ancora presenti. Quindi questo è anche grazie a voi, perché avete lasciato un segno e loro non riescono a staccarsi come una sorta di dipendenza dal teatro. A titolo personale io posso dire, non posso altro che dirvi grazie, perché per usare un eufemismo avete affinato la mia cultura teatrale, diciamo, che non era il massimo 10 anni fa. Io da allora sono stato quasi sempre presente, a prescindere dalla delega che ho ricoperto, perché ho scoperto veramente un mondo nuovo, i vari spettacoli delle varie compagnie che mi hanno affascinato sempre di più nel corso degli anni e del tempo. Mi auguro, ci sono riuscito io che già avevo superato abbondantemente i 30 anni, che anche tanti altri cittadini di Sala Consilina, non solo del Vallo, si avvicinino al teatro dei ragazzi di San Rocco, ma anche al teatro in generale, perché quando noi avremo costruito l'opera muraria, le infrastrutture del teatro, inizierà forse la parte più importante e determinante, quella della gestione del teatro. Noi già abbiamo avuto un'esperienza a Sala Consilina con il Palarusso, che è durata per 2 anni, poi per problemi di carattere economici è finita. Noi ci auguriamo una grande partecipazione della cittadinanza di Sala e del Vallo affinché queste nostre iniziative teatrali possano continuare nel tempo. Grazie e arrivederci. Grazie, attento. Grazie a Francesco, che giustamente, ho detto anche prima, lui ci ha accompagnato anche prima di essere il sindaco e siamo contenti che abbia nominato, come l'ha fatto Gelsomina, sia Gaetano Ferrari che Bruno Vucca, perché hanno sempre sostenuto la nostra manifestazione e sono stati sempre con noi a prescindere del ruolo che ricoprivano. Adesso abbiamo bisogno di 5 minuti di pausa in cui sarà preparata la scena per l'ultima parte della nostra serata, e in questi 5 minuti io vi ricordo che c'è la possibilità di prenotare o acquistare l'abbonamento della rassegna al di fuori di queste della sala dove siamo, oppure rifocillarsi un po' nel bar che quest'anno abbiamo allestito. Quindi ci vediamo tra 5 minuti per il prossimo spettacolo. Grazie.